abbiamo lavorato molto bene insieme, io e il presidente Serra del Circolo del Tennis, risultato non facile, siamo orgogliosissimi perché ha vinto Napoli, ha vinto la sua capacità attrattiva, la voglia di crederci e di puntare sempre di più nel fatto che Napoli tra le varie cose è anche città dello sport e città dei giovani. Adesso ci dobbiamo far trovare pronti, attrezzeremo una struttura ancora più bella di quella del 2012 e soprattutto realizzeremo un'area che rimarrà fino a settembre-ottobre, perché vogliamo che quella zona rimanga un villaggio per tutta la primavera e tutta l'estate. Napoli ha bisogno di tutto, ha bisogno di vivibilità e ha bisogno anche di eventi sportivi. Napoli è una città internazionale, non è un piccolo condominio, la ricaduta è enorme, basti vedere che se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto in questi due anni, Napoli non vinceva questa aggiudicazione, vinceva Roma, vinceva Milano, vinceva Torino, vincevano altre città che hanno fatto offerte economiche più forti, hanno attrezzature stabili negli anni migliori delle nostre. Poi in termini turistici io non penso che sia un caso astrale che Napoli è la quinta tappa in termini di gradimento di TripAdvisor, quindi questi eventi servono anche a questo, a far conoscere la nostra città, a farla raccontare, a farla amare, e ci aiuta anche economicamente. Se migliora l'economia possiamo anche rendere la città più vivibile giorno per giorno e quotidianamente. È un circolo virtuoso.